Ragazzi, sono Gibri, bentornati sul mio canale. Scusate i miei capelli, scusate la qualità video, audio, scusate tutto. Io davvero sto provando a portare dei contenuti, non dico di qualità, dico un pochino più decenti, ma come sempre mi ritrovo così a registrare nei 5 minuti di tempo, perché io sto facendo praticamente tre lavori in questo periodo. Cioè, ma il fatto che io vorrei fare anche altro, perché a me piace fare tante cose, non mi va di focalizzarmi su una cosa e per esempio mi piacerebbe andare avanti col canale, però mi sto dilungando troppo. Cos'è successo adesso? Perché siamo qua? Perché stamattina, cioè nel senso no, prima stavo camminando per strada e mi arriva la notifica che è uscito il video, cioè è uscito il trailer di Frozen 2. Io mi sono bloccata in mezzo alla strada, volevo aprire la notifica, poi ho detto no. Facciamo il video, ho 5 minuti, usiamoli, facciamo questo video. E infatti adesso insieme a voi guarderò il trailer e ho paura, ma al contempo sono fiduciosa perché se ti vuoi prendere la responsabilità di fare Frozen 2, cioè di fare il sequel di un capolavoro come quello di Frozen, devi per forza fare una cosa bella. Per cui io con tutta la fiducia del mondo insieme a voi sto per aprire il video. Ok. Andiamo, ragazzi. Wow, molto dark. Oh, bella, e si è incazzatissima. Arrabbiatissima. Wow, che bello questo vestito tutto trasparente. Si fa la coda, quindi non abbiamo più la treccia, abbiamo la coda. Corre. Cos'è Aquaman? Wow. Bella sta cosa. Wow. Molto Castaway questa scena, eh. Dai che ce la fai. Ma dove devi andare? Perché? Perché lì? Chi è che la manda? L'avranno mandata su un'isola? Sta scappando? Perché se non ha una barca, scusate, cos'è successo? Wow, figa questa cosa del ponte di ghiaccio. Quest'autunno. Come serio anche Cristoforo. Guarda quante renne, ma sono tutti incavolatissimi in questo film. Wow, Anna, ma queste nuove. Wow, ma che colori bellissimi! Ma questo è Game of Thrones! Grande inverno! Belle le canzoni, raga! Wow! Novembre, abbiamo la data. Non so voi come avete vissuto la cosa, a me è piaciuto, nel senso sono fiduciosa. La musica mi sembra bellissima, cioè mi ha emozionato, il tutto mi ricorda un po' Game of Thrones, non so perché. Queste foglie rosse sul bianco, un po' come Grande Inverno. Mi piacciono i cambiamenti di stile nei capelli di Elsa ed Anna. Secondo me in questo film i personaggi avranno un carattere più da guerrieri, nel senso più battagliero, perché mi sembrano tutti abbastanza incarogniti in questo trailer e bisognerebbe capire perché, per cosa sta succedendo, nel senso perché il cattivo era Hans nell'altro film. Bisognerebbe vedere chi è il cattivo adesso, poi cattivo, se Hans era un. Cioè, noi che siamo abituati della vecchia scuola, abituati a Malefica, abituati a Grimilde di Biancaneve. Comunque noi siamo abituati ai veri cattivi Disney e questi ci fanno un po' ridere, noi degli anni 90. E io infatti tipo vedo mia sorella, che lei è piccola, lei ha 9 anni, sta crescendo con Coco, sta crescendo con Ralph Spacca Internet, sta crescendo con Frozen. E noi
E noi che ci guardavamo in loop il Gobbo di Notre Dame, vogliamo parlare dei traumi, ma ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare della tua avversione di Frollo per Esmeralda? Vogliamo parlare della morte, dello spargimento di sangue per Parigi? Vogliamo parlare? E della scena dell'umiliazione pubblica? Meglio di no, ma comunque sto divagando. Frozen io lo amo perché, appunto, dicevo che sono molto legata a questi cartoni un po' drammatici che vedevamo noi da piccoli, no? Un po' come Pocahontas, quel retrogusto amaro che accompagnava i nostri cartoni Disney di quando eravamo piccoli. Infatti adesso faccio un po' fatica ad accettare cartoni troppo all'acqua di rose, passatemi il termine, o comunque troppo positivamente incentrati sui sentimenti. Come Coco, bellissimo film, ma comunque io ero abituata ad altro e anche adesso, seppur adulta, a me piace vedere sì il cartone, ma i cartoni a cui sono abituata io devono avere un tocco di, come posso dire, i nostri cartoni animati, parlo dei nostri come ragazzino degli anni 90. Ci trattavano un po' come degli adulti, non come dei bambini. Invece i cartoni adesso trattano i bambini come bambini. Pensando un po' a Pocahontas, pensando ad una Bella e la Bestia, pensando ad un Gobbo di Notre Dame, comunque sembrava quasi che si rivolgessero a dei bambini, ma con un tono quasi adulto. Non so se mi sto spiegando bene. Premettendo ciò, Frozen riesce comunque invece a soddisfare questa mia, non lo so, questa lacuna che invece vedo negli altri cartoni Disney, troppo, passatemi il termine, all'acqua di rose. Io non mi sto spiegando tanto bene. Diciamo che Frozen si basa molto su dei sentimenti positivi, non ci sono dei cattivi veramente cattivi, c'è un lieto fine, ma comunque non è troppo gnè 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 come alcuni cartoni che escono adesso, che veramente sono molto più educativi, molto più adatti per i bambini, ma ripeto, questione di abitudine. Noi siamo cresciuti con Dumbo, siamo cresciuti con Cenerentola, la scena dove vengono strappati i vestiti di quella poverina ce la ricorderemo tutta la vita, siamo cresciuti col Mangiafuoco di Pinocchio. Siamo con il libro della giungla, con Shere Khan che voleva far fuori Mowgli. Siamo cresciuti con Crudelia Demona che voleva far fuori i cuccioli. Adesso abbiamo come cattivi abbiamo Hans, o abbiamo Maui di Moana. Non so se mi sto spiegando. Eppure Frozen, pur facendo parte di questi cartoni molto rivolti ai bambini, riesce in qualche modo a strizzare l'occhio anche a noi. Forse è abbastanza avvincente a livello di trama per far sì che il focus rimanga, che l'attenzione rimanga. Invece, parlo per me, ma penso anche per altri adulti, magari vedendo adesso dei cartoni Disney attuali ultimamente usciti, si rischia un po', no? Di perdersi. Adesso non vorrei generalizzare, ma parlo un po' per me. Faccio un po' fatica a vedere gli ultimi cartoni Disney proprio per bambini, ecco. Invece, secondo me, quelli, diciamo, ancora disegnati tradizionalmente, quelli della nostra generazione, strizzano un po' l'occhiolino a tutti, o comunque magari davano per scontato che i bambini allora avessero delle consapevolezze diverse. Invece adesso si tende molto, giustamente, anche a tenerli un po' nella bambagia, però sto usando un termine che non è giusto, cioè volevo intenderlo in modo positivo e non negativo, ma che comunque a me personalmente non va troppo a soddisfare, ma sono anche un'adulta, per cui, cioè, sono contenta per mia sorella che può fruire di materiale che non la traumatizza, ecco. Comunque sia, ditemi la vostra opinione, possiamo parlare tranquillamente nei commenti e io spero che vi sia piaciuto il trailer come è piaciuto a me perché mi ha fatto impazzire. Detto ciò, grazie per essere stati qui, se vi è piaciuto il video un bel mi piace assolutamente ci sta e perché no iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!